Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Che meraviglia, non vedevamo l'ora di averlo qui a Radio Bruno. Achille Lauro, ciao, benvenuto. Grazie, è un piacere. Non sei da solo però, che bello. Ho dovuto portare anche quel braccio destro. Ciao ragazzi. Ciao, che ovviamente non può mancare durante le tue esibizioni, che sono, posso definirle, ma le definiscono tutti così, geniali. Grazie, gentilissimi. Proprio stai facendo un percorso anche a livello proprio di scelta di costumi e per questa finale ci domandiamo come sarà. Chi può saperlo? Ma guarda, io ho pensato, o ci stupisci o esci come Achille Lauro. Ma si vedrà. Come ti stai preparando a questa finale? Proprio mentalmente, non come costumi. Ma in realtà, ti dico la verità, noi siamo venuti qua con uno spirito ben diverso dalla gara, quindi per noi è il quarto concerto, diciamo, consecutivo. Infatti, a proposito di concerti, avevi dichiarato sull'Ariston proverò quello che poi sarà un assaggio del tour. Sì, diciamo che noi veniamo da un tour, un bel tour quest'anno, che comunque è un super tour punk, dove già avevamo concepito, insomma, questo spettacolo, diciamo, no? Quindi questa visione di spettacolo a 360 gradi. All'Ariston stiamo solamente portando quello che siamo veramente. E dal 31 ottobre sarà la nostra data al Palasport di Roma, quindi dove tutto è iniziato, torniamo a casa nostra, ripartendo però da zero, nel senso, si è parlato tanto dei nostri concerti quest'anno, ma quello sarà il vero punto zero, il terremoto. Il terremoto, benissimo, quindi non vediamo l'ora, insomma, che arrivi questa data. E il tuo secondo Sanremo, a quanto ho capito comunque la stai vivendo alla grande, molto sciolto, tranquillo. Beh sì, come ti ho detto, noi penso di parlare a nome di tutti e due, no? Cioè, Questo Sanremo ce lo stiamo veramente vivendo come dei concerti. Abbiamo fatto circa quante date questi 3 anni? Beh, un 300 date negli ultimi 3 anni. Quindi direi che questo, siamo a 304 con queste. Sentite, invece, se vogliamo parlare della storia della musica, no? Del Festival di Sanremo, qual è la canzone che vi ricordate di più? Allora, sicuramente non a caso abbiamo scelto Gli uomini non cambiano, quindi siamo sicuramente mega legati a quel brano, uno dei brani meglio scritti, per me meglio interpretati, un brano emotivamente coinvolgente, per questo abbiamo scelto di portare proprio quello, perché io personalmente volevo fare una cosa che mi coinvolgesse tanto a livello emotivo, visto che sul palco di Sanremo abbiamo portato sempre pezzi comunque particolarmente up, no? Però comunque la nostra carriera è anche, noi siamo anche famosi per le ballad, diciamo, no? Se la vi volevamo portare una ballad, ecco, un pezzo comunque emotivamente struggente. E poi vabbè, ce ne sono vari, comunque il Festival di Sanremo ha ospitato un sacco di grandi artisti, tu ne hai qualcuno? Di divinità come Vita Spericolata di Vasco Rossi. Bellissima. Invece il pezzo, vogliamo magari spiegarlo agli amici di Radio Bruno, Me ne frego, quando è nato, come? Allora, Me ne frego è nato poco dopo Sanremo scorso, è un pezzo per me rock anni 80, diciamo, però comunque sempre un ibrido perché poi mescola vari generi. Diciamo che il concetto del brano si capisce dal titolo. E che parla di un amore, un amore antipatico, però un me ne frego non visto come me ne frego, non mi interessa, ma me ne frego, facciamolo, uguale, viviamo. Quindi secondo me è anche un messaggio figo, positivo. Era figo infatti portare un brano così a Sanremo, perché era comunque una canzone d'amore, ma vista sotto un'altra chiave, non è oddio amore mio torna, amore mio non fa niente, facciamolo. Come sempre è stato un piacere avervi i nostri ospiti. Grazie. Davvero. Se potete qui in camera fare un saluto. Ciao bellezze, siamo Achille Lauro e Boss Doms per Radio Bruno. Un bacione, stelline. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissin Bon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu,